Benvenuti ragazzi sul canale del Blaze Phoenix Team, siamo qui con Kevin Migliozzi. E cosa hai fatto oggi? Dove siamo? Allora, ho vinto 4 partite di seguito, una patta e una persa. Sì. E ho portato Salaman Great. Reggio di? Reggio di Verona. Di Verona, perfetto. Andiamo con la profile. Con che mazzo? Salaman Great. Perfetto, profile allora. Andiamo subito. Vabbè, una Lady se riesci debug, a girarla che così è meglio una, per una Lady Debug, vabbè, Staple, perché ho uno 3 gazzelle, Staple, vabbè, 3 palline, l'ho giocate a 3 perché comunque voglio avere più accessi alla combo, va bene, 2 volpina per spaccare le carte scoperte, 3 dei livelli 4 per fare dueller più velocemente, sì. Poi come entra ho giocato 3 fantasmei, vabbè, 3 Ash, sì, e 3 Vader, perfetto. Con magie ho giocato, vabbè, la mano wheel, staple, la terreno, la mano fusione e la super poly perché mi aiuta a togliere le lock. Vabbè, solo uno di main? Solo uno di main e 0 di side. Ah, hai proprio deciso? Giusto per avere un numero di fusioni pari a 2. Ah, ok, vabbè. Poi 3 dei cerchi, sì, 3 mining, vabbè. Per il meta 3 Twin Twister, chiaro, 3 Colled, sì, e come trappole ne ho giocate soltanto 3, la counter, sì, la spacchina e il quarto Veiler. Oddio, ma perché ne hai uno? Perché ne ho uno e perché comunque volevo portare un numero pari di end trap, cioè 10. E quanti totale di main? Di entrap? No, di main in totale. 40 spaccato, ah, ok, era la 40esima. Vai pure, perfetto. Quindi il main è a posto, come on in permanence. Poi scegli test extra o side. Di extra, vabbè, molto staple. Ho giocato 2 lo caldo, sì, 3 del motore, sì, 3 l'incepira, questa sì, per chiudere, sì, Salaman Great, Stallo Miraggio, Dweller che è il rango 4 più forte, sì, Ita perché è fortissima, sì, questa che spacca una pesca uno, Borrel Load e la quindicesima e lo Starving Venom per la super poli. Per la poli, chiaro, perfetto. Poi come side ho giocato un side un po' particolare, 3 e 3 perché sono staple, sì, e poi signori il reparto degli artefatti. Ci sono piaciuti oggi? Fortissimi, mi fanno vincere contro Orcust. Poi 3 delle antimagie e 2 di queste perché ho paura di vederne 3. Ah, ok, perfetto. E ho paura di vederli in duplice copia o addirittura in 3. Hai sentito l'esigenza della terza Evelyn? Assolutamente no, perché ogni volta mi capitava di sedare se partivo per secondo 2 Pancratops, 2 di questi. Sì. Quindi per avere anche un attacco, diciamo, maggiore. Mm-hmm. Più che altro, molte volte non in 3 per paura di vederne 2. Ok. Un'ultima considerazione, poi puoi fare ringraziamento quello che vuoi. Benvenuti in commenti, volevo chiederti. Ma ringrazio il mio coach di allenamento, Cristian Ballocco. Perfetto. E niente, è stato un torneo bellissimo. È stato bello. Unica sola roba che volevo chiederti prima, proprio di chiudere il video, volevo chiederti, ci hai trovato bene con 3 Spinny e 2 Foxy? Assolutamente sì, molto meglio rispetto a 3 Foxy e 2 Spinny. Quindi le riconfermeresti? Sì, assolutamente. Perfetto, assolutamente. Allora, ringraziamo tutti, al prossimo video sul canale, mettete un like, seguite la pagina Instagram e Facebook, un saluto anche a te, complimenti ancora per la top e il fatto posto, e grazie mille a tutti. Grazie a voi, ciao. Ciao.